Ciao ragazzi, è una buona domenica rossonera. Prima di cominciare a parlare della nostra partita di ieri, ci sono due o tre temi importanti che vorrei toccare. Vi ricordo che gratuitamente, perché magari non tutti lo sanno, non tutti pensano che, o tutti sanno che schiacciare un like o mettere un'iscrizione al canale è gratuito. Quindi se vi va di far crescere il canale e non vi costa nulla, nel senso che costa zero gratuito, iscrivetevi, mettete un like, il canale gira e il milanismo propaga. Vi ringrazio, mettete anche la campanella per i video così vi arrivano le notifiche. Allora, diciamo due o tre temi molto molto interessanti secondo me ieri sera. Il primo che mi ha stupito non poco, perché mi aspettavo più freddezza dallo stadio. La delusione è stata tanta, soprattutto la delusione di vedere quelli là andare a Istanbul. Forza Pep, forza Pep, forza Pep. E quindi mi aspettavo un San Siro un attimino più freddo, più deluso, un po' più distaccato rispetto a quello che è stato durante l'anno. E invece mi stupiscono sempre i tifosi del Milan, perché la dimostrazione che è un po' come quando lo dicevo in un video di qualche giorno fa sul milanismo, no? Sì, soffriamo maledettamente, poi figuriamoci uscire in una semifinale di Champions contro quelli là. Ma dopo qualche giorno, cioè, l'amore per il Milan torna più forte di prima. È veramente una cosa forte che ci lega, una cosa profonda, una cosa. E ieri sera ne ho avuto la conferma. Tantissimi tifosi allo stadio, malgrado i costi delle ultime partite siano stati elevati, malgrado il problema di quelli che arrivavano dall'Emilia-Romagna a venire a Milano, tanta gente. La cosa che mi ha stupito di più è stata il Pioli's on fire all'inizio, perché il Pioli's on fire è un momento particolare dello stadio, no? Perché è come se si accende qualcosa, c'è un'energia. E ieri magari ho detto, ma oggi chissà come sarà il Pioli's on fire, visto quello che, diciamo, in questi giorni è girato, sappiamo tutti cosa. Eppure Pioli's on fire, sempre con quell'energia, sempre con quella carica, e tutto lo stadio, i bambini poi quando parte il Pioli's on fire diventano matti. Insomma, siamo veramente un popolo legatissimo alla nostra squadra, e ieri sera è stata l'ennesima dimostrazione. E veniamo alla partita. Allora, la partita, chiedevamo i 3 punti, senza se, senza ma, senza perché. Quindi adesso non è che sto qui a fare le pulci alla vittoria. Poi un 5-1 rotondo, potevano essere anche di più. Certo, la Sampdoria, ma quest'anno potevamo dire certo la Cremonese, certo la Salernitana, certo la Sampdoria ha opposto la resistenza che ha potuto, ha fatto il gol dell'1-1. Tra l'altro molto interessante il terzino destro della Sampdoria, non ne ricordo il nome ma deve essere un giovane, e ha fatto un'azione molto interessante lì a destra, non mi è dispiaciuto. E poi, una volta fatto il 2-1, l'abbiamo condotta via facilmente. Speravo, e fortunatamente è andata così, che la squadra non mollasse a un certo punto, perché diventava molto importante il discorso della differenza reti, no? Perché se noi dovessimo arrivare a pari punti con la Roma, scontri diretti pari, conterebbe la differenza reti. Quindi è ovvio che l'occasione era buona, visto che non è che facesse le barricate la Sampdoria, e
era buona per rimpinguare il bottino e per mettere un po' di distanza tra noi e loro. Adesso credo che noi con due partite da giocare, loro con tre, la differenza è più 6. Ho fatto i conti così, ero mezzo addormentato, ma dovrei averle azzeccati. La differenza è più 6 rispetto a noi, cioè rispetto a loro, scusate, noi rispetto a loro, più 6. Quindi non è poco, perché in tre partite, ecco, diciamo che non è facile recuperare. Dovresti fare una goleada o subirne una l'altro. Se le partite sono più o meno equilibrate, recuperare 6 gol è difficile, però quest'anno siamo abituati a tutto. Abbiamo messo questi 6 gol di distacco e va molto bene. Ovviamente questo vuol dire che se la Roma le vince tutte e tre, noi per arrivare a pari punti dovremmo fare due vittorie e un pareggio. Cioè, scusate, comprendendo quella di ieri, quindi le due mancanti sono Juventus e Verona, un pareggio e una vittoria per arrivare a pari. Se non vogliamo neanche toglierci questo problema dell'arrivare a pari punti, bisogna vincere tutte e due. La Roma non ha delle partite particolarmente, è vero che alla finale sicuramente risparmierà dei giocatori. Comunque staremo a vedere. Andiamo sui singoli. Facciamo le bandito pagelle. Allora, Maignan direi senza voto. Non è stato mai impegnato, tranne qualche uscita, ma poca roba. Sul gol non poteva nulla. Calabria 6, non mi è particolarmente piaciuto, ha sbagliato qualche appoggio. Insomma, una riflessione su Davidino, secondo me, la dovrà fare il Milan, perché Davidino potrebbe essere un'ottima riserva in un Milan che vuole crescere, in un Milan che vuole migliorare in ogni zona del campo. Lui, secondo me, potrebbe essere un'ottima riserva, ma il titolare dovrebbe avere qualcosa in più. Poi ditemi nei commenti se siete d'accordo, perché questa è una cosa che mi interessa molto. Ciao, bene, mi è piaciuto, un bel 6 e mezzo, come Tomori, tranquilli, ieri sera molto sicuri. Sul gol l'errore è stato più magari di Teo, che ha voluto fare la scivolata, e il ragazzino invece è stato molto bravo a saltarlo. Quindi Teo non è in una fase splendida, ha fatto quell'errore lì, ha lasciato andare via il ragazzo. Gli diamo un 6 perché comunque un po' ha spinto, un po' nel secondo tempo soprattutto ha messo dei buoni palloni davanti. Quindi Teo gli diamo 6. Tonali gli diamo il suo bel 7, poi ha fatto una bella partita come al solito, un gran bel assist, due assist, uno per il rigore di Leao e uno per il gol di Diaz. Quindi Tonali, ma anche 7,5 Sandrino, perché Sandrino sta proprio bene. E poi dovrò fare un discorso a parte, un video a parte su Sandrino, perché mentre vedevo la partita ho maturato un'idea. Lui quest'anno ha fatto tanti assist. Tanti assist, è uno che ha anche il piede, Sandrino. Ma si è sacrificato molto nella corsa e nel recupero palla. Io credo che se avremo l'abilità, la competenza, i soldi per comprare un centrocampista che faccia un po' il lavoro sporco, io credo che Sandrino possa diventare anche un giocatore dal gol facile, oltre che dall'assist, perché l'assist già quest'anno mi sembra ne abbia fatti 9, e già quest'anno ha dimostrato di avere. Quindi Sandrino deve diventare un tuttocampista col vizio del gol e dell'assist. Secondo me avrebbe bisogno di qualcuno che gli toglie un po' di quella corsa, di quella fatica durante la partita, perché poi se gli togliamo quello, secondo me viene fuori tutto il resto. Comunque, grande partita di Sandrino, 7,5 se lo merita. 7 a Krunic, buona partita, diretto, con tranquillità, sbagliando poco, quasi nulla.
ha dato una mano dietro, un bel set Rade Krunic. Messias no, non mi è piaciuto, timido, impacciato nei tiri qualche volta, anche negli appoggi, e Messias un 5 e mezzo, sì, perché non mi è piaciuto. Diaz sarà tema di oggi, Diaz, ne dovremo parlare approfonditamente. Ha fatto delle belle giocate. Ha fatto il gol, ha fatto l'assist, due assist. Ha fatto belle giocate, quindi il suo 7 è tutto meritato. Poi si è aperto il tema, che facciamo? Riscattiamo Diaz e non prendiamo Kamada? Io mi sono già espresso nel video pre-partita e confermo. Però voglio fare un video a parte, ne parlo nel pomeriggio più approfonditamente, perché va fatto un discorso su Diaz. Va fatto un discorso e per adesso il 7, poi nel pomeriggio lo affrontiamo meglio. E nel pomeriggio voglio sapere la vostra, perché questo sarà il tema della giornata, secondo me. Leao 7, ha fatto una bella partita. Il gol, il rigore, belle giocate, assist per il gol di Giroud, insomma, Raffaellino, la cosa bella di questa settimana sarà che dovremo celebrare molto, molto, molto bene un rinnovo inaspettato, sorprendente per quanto mi riguarda, e in cui su questo bisogna togliersi il cappello davanti a tutta la nostra dirigenza, perché secondo me è un capolavoro il rinnovo di Rafa Leao. L'ho visto molto partecipe ieri, molto presente, sono stati moltissimi cori per lui. Quindi bene, bene sia la partita, e soprattutto vi voglio godere proprio il suo rinnovo, perché è qualcosa che non, sinceramente non mi aspettavo. 7 a Raffaellino, giusto perché voglio l'MVP Tonali 7,5. Giroud sfiora l'MVP di Sandrino, però. Poi come faccio a non dargli 7,5 a Giroud per la tripletta? Poi in questo periodo l'ho un po' non criticato, perché non si può criticare Olivier, non si può criticare, è incriticabile Olivier. Però era ovvio che non per colpa sua facesse fatica, non per colpa sua, ripeto, non per colpa sua. Beh, ieri colpo di testa, il rigore, il gol del 3, che è il terzo gol, che secondo me è bellissimo, perché lui fa questa lotta greco-romana col difensore, la vince, butta la palla dentro, insomma, 7,5. Di Giroud di ieri voglio sottolineare l'esultanza sui primi due gol, che ho guardato bene poi riguardando i video. Era un Giroud triste. Ci teneva tantissimo lui, ci teneva tantissimo. Ecco, un peccato che Oli è arrivato da noi a 35, 36, l'anno prossimo saranno 37. Peccato, perché Oli, secondo me, fosse arrivato prima al nostro Milan, avrebbe lasciato un segno importantissimo nella storia del Milan, come persona. Perché Olli, prima di essere un grande calciatore, un grandissimo calciatore, è un uomo meraviglioso che si è legato a noi, si è legato al Milan in una maniera spettacolare. E la sua delusione nei primi due gol, che come quasi a chiedere scusa al popolo rossonero che era lì per l'eliminazione, mi ha dato ancora più l'idea dello spessore della persona che è Olivier Giroud. Quindi, ma anzi, guarda, Sandrino mi scuserà Sandrino, ma io per tutto quello che ho detto, Olly ieri prende 8 del mio MVP. Sì, se lo merita Olly, decisamente. Pioli 7, partita abbastanza facile da gestire, però sembra persino strano dirlo, partita facile per noi, perché quest'anno non è mai stato facile.
Quindi preparata bene, formazione giusta, cambi azzeccati e probabilmente anche la testa dei giocatori è stata preparata bene perché non era scontato. Quindi diamo un bel 7 a Mister Pioli. Ragazzi, nei commenti ditemi, soprattutto su Calabria, che ho aperto un po' questo discorso, che secondo me per migliorare bisognerebbe avere un titolare un po' più forte di Davidino. E poi sulle pagelle, se siete d'accordo con l'MVP a Giroud 8 e se c'è qualcosa che non vi torna. Vi ricordo, like è gratuito, mi consentite che il video gira, aumentano gli iscritti, aumentano le visualizzazioni e quindi, ma è gratuito, iscrizione gratuita, campanella per le notifiche, forza Milan sempre. Qui vi ricordo che non si hanno cugini, non esistono i cugini, anzi, forza Pep, forza Pep, forza Pep.